Londra 2012, aspettando le Olimpiadi. Le interviste con i nostri campioni nazionali. Un'esclusiva Mediaset Network. E ritorniamo in studio, come vi abbiamo annunciato, si pronuncia Taekwondo, dal coreano Tae, colpire col piede, con pugno e do, via. Lui è Mauro Sarmiento, campione olimpico nazionale e prossima promessa anche per le Olimpiadi di Londra 2012. E a lui diamo subito la linea. Mauro, buona domenica, grazie di essere con Studio 7, Mediaset Network. Grazie a voi, buona domenica anche a voi. Allora Mauro, hai staccato il primo biglietto per la 30ª edizione delle Olimpiadi, quelle di Londra 2012. Era il 2 luglio 2011, sì, precisamente. Cosa è successo in quel giorno? Niente, ho vinto 5 incontri. Mi sono classificato al terzo posto e così ho preso il biglietto per Londra. È stata molto dura, sapevo che era una gara abbastanza impegnativa, però ci ho messo il meglio di me stesso e così insomma sono arrivato al mio obiettivo. Il Taekwondo è una disciplina molto particolare, un'arte marziale di offesa difesa nata oltre 2000 anni fa in Corea. Come hai conosciuto e come ti sei soprattutto poi avvicinato a questa disciplina sportiva particolare, ma che oggi è praticata da oltre 50 milioni di atleti in tutto il mondo, in oltre 146 paesi in tutto il mondo? Esattamente. Mi sono affezionato al Taekwondo comunque grazie a papà, perché comunque a lui piace tantissimo lo sport. Io prima giocavo a calcio, però per motivi suoi di lavoro, di orario, non poteva accompagnarmi al campo e così mi sono avvicinato al Taekwondo perché aveva un suo collega che aveva dei figli e faceva il Taekwondo, insomma mi disse se volevo provare. Poi piano piano scesi in palestra, così mi sono affascinato a questa disciplina e così sono arrivato a quello che sono oggi. Quali sono le caratteristiche fisiche, atletiche che appunto uno sportivo deve avere per praticare questa disciplina? Guarda, oggi con il nuovo sistema che stiamo adottando nel Taekwondo, cioè con quello delle corazze elettroniche, l'altezza sicuramente, poi devi avere una forza mentale abbastanza alta e soprattutto i sacrifici per quanto riguarda diciamo il peso, perché come voi ben sapete noi dobbiamo mantenere un certo peso per fare le gare e come nel mio caso, essendo alto 1,98 e mantenere la meno 80 kg, insomma devo fare un po' di sacrifici sotto quel punto di vista. Queste sono le caratteristiche più importanti. Sei stato pluripremiato con diversi ottimi piazzamenti, dall'argento al bronzo a molti ori, dal 2005 al 2010 ininterrottamente. Potremmo dire qual è il segreto di questo successo che prosegue e siamo certi continuerà anche con Londra 2012? Guarda, il segreto più importante è stato la mia fidanzata. Lei mi ha dato, anche lei fa il Taekwondo, e dal momento in cui ho conosciuto Veronica ho iniziato a fare sempre medaglia. Sicuramente mi ha dato uno stimolo e una forza in più, perché anche lei praticando questa disciplina nei momenti un po' più particolari mi è stata sempre vicino e ha fatto sì che comunque io dia sempre al 100%. Sicuramente oltre a quello la concentrazione, la costanza e il sacrificio mi hanno portato a quello diciamo che poi ho raggiunto successivamente. Uno sport per amore o l'amore trovato nello sport allora? Un amore trovato nello sport sicuramente, ti ripeto, perché io non sapevo cosa fosse il Taekwondo. Veramente mi ci sono trovato per caso, poi diciamo l'amore per questo sport è cresciuto piano piano. Sicuramente la mia fidanzata sarà stata insieme alla medaglia olimpica la cosa più bella che ho trovato nel Taekwondo. Sicuramente una spinta decisiva anche per i tuoi successi, avere moltissimo. Una persona sì, al moltissimo, tuo fianco. Moltissimo. Ma chi è invece Mauro Sarmiento al di fuori dello sport quando non veste, come dire, la divisa di combattimento? Sì. Anche se non è un vero e proprio combattimento, anzi c'è una grandissima lealtà in questo sport, sì, forse più che in altri. Sì. Mauro Sarmiento è una persona umile, una persona buona, una persona che si fa volere bene da tutti. E nonostante quello diciamo che ho fatto a livello olimpico, essendo alle prime medaglie olimpiche, non mi sono mai montato la testa.
non lo so fare, certe volte questa cosa qui un po' mi penalizza, perché mi metto sempre ai livelli di qualsiasi persona. Poi, ed è proprio questo che a me mi ha dato la possibilità di, mi dà la possibilità di affrontare le gare sempre al 100%, perché nonostante io so quello che sono, però non sottovaluto mai nessuno, ed è così anche nella mia vita normale. Un sogno nel cassetto del nostro atleta, oltre allo sport, una passione particolare nascosta. Abbiamo parlato di calcio, ma non sei stato un calciatore mancato, sei stato anche un calciatore che invece ha fatto un'altra scelta, ed è stata anche quella forse giusta, sicuramente. Ma sicuramente è stata una scelta giusta. Io ringrazio tantissimo sotto questo punto di vista papà, perché ci ha saputo vedere lui. Poi ci ho messo sicuramente pure del mio, però insomma il sogno nel cassetto sarebbe stato anche quello di vedere se io fossi diventato un calciatore, che è l'altro sport che mi affascina tantissimo, insomma. Una squadra di calcio nel cuore, immaginiamo, ma non diciamo magari noi, quale può essere? Il Napoli, senza dubbio. Oggi ho seguito la partita, meno male che ce la siamo scappottata alla fine, però insomma sicuramente il Napoli è la squadra che tifo, insomma. Sicuramente, lo immaginavamo, anche visto le tue origini partenopee, ecco, quindi. E invece, aspettando e preparandosi per Londra 2012, per questa estate veramente di grande sport, di grandissimo livello, cosa farai? Come ti preparerai? Guarda, mi preparo come ho fatto per Pechino, allenamenti, tanto allenamento. La mattina mi alzo, questa diciamo che sto dicendo adesso è la mia giornata tipo, mi alzo alle 8, faccio colazione. Alle 10 mi preparo per la preparazione fisica, mi alleno dalle 10 alle 11 e mezza, quasi le 12, il pomeriggio poi un pochettino di riposo e alle 4 meno un quarto siamo in palestra per fare il taekwondo, che è poi quello che diciamo ci interessa di più, e basta, la sera un pochettino di vita privata con la mia fidanzata, il fine settimana così, e basta. Il fine settimana ci pensiamo noi dei media ad impegnartelo tra interviste e quant'altro. Ma a me fa piacere, vuol dire che comunque ho lasciato il segno, sono una persona che insomma viene apprezzata, sono una persona che vuole essere scoperta, e quindi se mi contattano vuol dire che sono all'altezza, insomma, e questo mi può fare solo che piacere, insomma. Ovviamente anche per te d'obbligo, questa è l'unica penalità che abbiamo chiesto alla DAO Consulting, che è appunto l'agenzia marketing che segue te come molti altri atleti. Autografo, foto firmata per Studio 7 Odeon, il gruppo Media 7 Network, che proporrà ogni settimana i migliori e più bravi atleti della nostra nazione prossimi alle Olimpiadi di Londra 2012. Mauro, va benissimo, senza problemi. Un abbraccione, un grazie per essere stati con noi, e naturalmente un in bocca al lupo grande per crepi, Londra. Crepi il lupo. Buona domenica, grazie. Buona domenica allora. Anche a voi, arrivederci. Quella che stai ascoltando è la musica di Radio Studio 7. www.radiostudio7.net.